Ciò che noi conosciamo quotidianamente della vita è solo la maschera della vita. Ci sforziamo di strapparla, questa maschera, di identificare il volto che essa nasconde, sforzi vani. La maschera è un suggello inviolabile, giorno per giorno. Domani essa cadrà da sé e noi sapremo ciò che nascondeva. Domani conosceremo ciò che le nostre opere hanno valso, come esse si sono ripercosse nel mondo, gli echi che hanno fatto risuonare. Vedremo di esse gli effetti consolidati, giudicheremo della loro fecondità. Oggi è silenzio, è bianco, bianco sui giornali. Bianco sulle piazze, bianco a Torino su ciò che si fa a Napoli e a Napoli su ciò che si fa a Torino. Siamo ridotti in questo grande mondo a delle piccole molecole di vita, senza porte e finestre, attraverso le quali ci arrivino i riflussi delle altre molecole. Ma la vita, raccolta, non è perciò meno vita, anzi. La storia ha bisogno di coscienze per realizzarsi. Il raccoglimento crea le coscienze. La mancanza di avvenimenti esteriori nell'avvicendarsi della storia corrisponde sempre ad un periodo di maturazione di coscienze. La maschera di quei giorni è anch'essa bianca, scialba, inespressiva, ma passano i giorni sconfortanti ed appare. La faccia radiosa della verità, della realtà. Si grida al miracolo, alla stranezza. I mistici vaneggiano coi loro inni all'inconoscibile. E non c'è miracolo né stranezza. E non c'è stato uno sbalzo inspiegabile. Le molecole di nuova vita che erano andate formandosi, ognuna per conto suo, senza splendori collettivi, senza scie luminose nel passato, si raggruppano, si avvicinano. È uno scintillare improvviso che ha dei precedenti, che forse è nella natura stessa degli avvenimenti del mondo. Ma la gente volgare vuole l'ordine. Vuole la continuità regolare. Per lei il bianco è il nulla. Ci vuole l'evoluzione. Ci vuole il progresso. Ha bisogno di vedere il seme deposto nell'humus, il suo sbocciare, il crescere della pianticella, l'erba che si irrobustisce in legno, che diventa albero e dà finalmente i suoi frutti, dolci o di tosco. E non vuole persuadersi che la società non ha di queste leggi determinate. Si meraviglia quando al posto della rosa spampanata, piena di apparente vitalità, trova ad un tratto il garofano rosso, che non aveva dato di sé fino allora testimonianze di vitalità così prodigiosamente fulminea. La gente volgare vuole il volto subito e confonde perciò con esso la maschera attuale, la maschera che oggi è il bianco della censura e sarà domani la nostra trionfante rivoluzione. Si potrebbe studiare in concreto la formazione di un movimento storico collettivo, analizzandolo in tutte le sue fasi molecolari, ciò che di solito non si fa perché appesantirebbe ogni trattazione. Si assumono, invece, le correnti d'opinione già costituite intorno ad un gruppo, o a una personalità dominante. È il problema che modernamente si esprime in termini di partito o di coalizione di partiti affini. Come si inizia la costituzione di un partito? Come si sviluppa la sua forza organizzata e
e di influenza sociale, eccetera. Si tratta di un processo molecolare, minutissimo, di analisi estrema, capillare, la cui documentazione è costituita da una quantità sterminata di libri, di opuscoli, di articoli di rivista e di giornale, di conversazioni e dibattiti a voce che si ripetono infinite volte e che nel loro insieme gigantesco rappresentano questo lavorio da cui nasce una volontà collettiva di un certo grado di omogeneità, di quel certo grado che è necessario e sufficiente per determinare un'azione coordinata e simultanea nel tempo e nello spazio geografico in cui il fatto storico si verifica. Importanza delle utopie e delle ideologie confuse e razionalistiche nella fase iniziale dei processi storici di formazione delle volontà collettive. Le utopie. Discorro con compagni, con amici, con affini. Sento in tutti un qualcosa di diverso. Dei bisogni nuovi sono sorti e stimolano il pensiero. La realtà ambiente è vista ora sotto punti di vista nuovi. Tutti sono irrequieti. È in tutti un tumulto di intenzioni ancora incerte e vaghe che si esprimono genericamente, che non riescono a solidificarsi. Perché nasconderlo? Partecipo anch'io di questa irrequietezza, di questa incertezza, certo di infrenare gli stimoli, di non lasciarmi sommergere da ondate di impressioni nuove che bussano alla soglia della coscienza e vogliono essere accolte e vogliono essere esaminate. 3 anni di guerra hanno ben portato delle modificazioni nel mondo, ma forse questa è la maggiore di tutte le modificazioni. 3 anni di guerra hanno reso sensibile il mondo. Noi sentiamo il mondo. Prima lo pensavamo solamente, sentivamo il nostro piccolo mondo, eravamo compartecipi dei dolori, delle speranze, delle volontà, degli interessi del piccolo mondo nel quale eravamo immersi più direttamente. Ci saldavamo alla collettività più vasta solo con uno sforzo di pensiero, con uno sforzo enorme di astrazione. Ora la saldatura è diventata più intima. Vediamo distintamente ciò che prima era incerto e vago. Vediamo uomini, moltitudini di uomini, dove ieri non vedevamo che stati o singoli uomini rappresentativi. L'universalità del pensiero si è concretata. Tende almeno a concretarsi. Qualcosa crolla necessariamente in noi e negli altri. Si è formata una temperie morale nuova. Tutto è mobile, instabile, fluido, ma le necessità del momento urgono e perciò il fluido tende a stagnare. Ciò che non è altro che avventura spirituale vuole diventare definitivo. Lo stimolo al pensiero si pone come pensiero bello e perfetto.
Ciò che è solo velleità si pone come volontà chiara e concreta e nasce il caos, la confusione delle lingue, e si incrociano le proposte più pazzesche con le più luminose verità. Scontiamo così la nostra leggerezza di ieri, la nostra superficialità di ieri. Disabituati al pensiero, contenti della vita del giorno per giorno, ci troviamo oggi disarmati di contro alla bufera. Avevamo meccanizzato la vita, avevamo meccanizzato noi stessi. Ci accontentavamo di poco. La conquista di una piccola verità ci riempiva di tanta gioia, come se avessimo conquistato tutta la verità. Rifuggivamo dagli sforzi. Ci sembrava inutile porre delle ipotesi lontane e risolverle, sia pure provvisoriamente. Eravamo dei mistici, inconsapevolmente. O davamo troppa importanza alla realtà del momento, ai fatti, oppure non ne davamo loro alcuna. O eravamo astratti perché di un fatto, della realtà, facevamo tutta la nostra vita, ipnotizzandoci, o lo eravamo perché mancavamo completamente di senso storico e non vedevamo che l'avvenire sprofonda le sue radici nel presente e nel passato. E gli uomini, i giudizi degli uomini, possono fare dei salti, devono fare dei salti, ma non la materia, la realtà economica e morale. Tanto più grande è il dovere attuale di porre un ordine in noi stessi. Il mondo si è avvicinato a noi meccanicamente per impulsi e forze che erano a noi estranee. Inconsapevolmente molti vedono in noi la salvezza. Eravamo gli unici che preparavano un avvenire diverso, migliore del presente. Tutti disillusi, ma specialmente tutta l'enorme moltitudine che 3 anni di guerra hanno portato alla luce della storia, hanno obbligato a interessarsi della vita collettiva, aspettano da noi la salvezza, l'ordine nuovo. Una crisi spirituale enorme è stata suscitata. Bisogni inauditi sono sorti in chi fino a ieri non aveva sentito altro bisogno che quello di vivere e di nutrirsi. Il Partito Socialista è il partito degli operai e dei contadini poveri. Sorto nel campo della democrazia liberale, come una delle forze sociali che tendono a crearsi una base di governo e a conquistare il potere di Stato per rivolgerlo a beneficio dei loro, la sua missione consiste nell'organizzare gli operai e i contadini poveri in classe dominante, nello studiare e promuovere le condizioni favorevoli per l'avvento di una democrazia proletaria. Il Partito Socialista Italiano è riuscito ad attuare la più facile ed elementare parte del suo compito storico. È riuscito ad agitare le masse fin negli strati più profondi, è riuscito ad accentrare l'attenzione del popolo lavoratore nel suo programma di rivoluzione e di Stato operaio, è riuscito a costruire un apparecchio di governo di 3 milioni di cittadini che, se consolidato e materializzato in istituti permanenti rivoluzionari, sarebbe stato sufficiente per impadronirsi del potere di Stato. Il Partito Socialista non è riuscito nella parte essenziale del suo compito storico. Non è riuscito a dare una forma permanente e solida all'apparecchio che era riuscito a suscitare agitando le masse. Non è riuscito a progredire e perciò è caduto in una crisi di marasma e di letargia. Costruito per conquistare il potere, costruito come schieramento di forze militanti decise a dare battaglia, l'apparecchio di governo del Partito Socialista va in pezzi, si disgrega. Siamo noi scoraggiati e demoralizzati? No, ma è necessario dire la verità nuda e cruda, è necessario rivelare una situazione che può, che deve essere mutata. Il Partito Socialista deve rinnovarsi se non vuole essere travolto, stritolato dagli avvenimenti incalzanti. Deve rinnovarsi perché la sua disfatta significherebbe la disfatta della rivoluzione.
Il Partito Socialista deve essere sul serio, una sezione della Terza Internazionale, e deve incominciare con attuarne le 21 tesi nel suo seno, nel seno della compagine degli operai organizzati. Le masse organizzate devono diventare padrone dei loro organismi di lotta, devono organizzarsi in classe dirigente, prima di tutto nei loro propri istituti, devono fondersi col Partito Socialista. Gli operai comunisti, i rivoluzionari consapevoli delle tremende responsabilità del periodo attuale, devono essi rinnovare il partito, dargli una figura precisa e una direzione precisa. Devono impedire che gli opportunisti piccolo-borghesi lo riducano al livello dei tanti partiti del paese di Pulcinella. Il congresso di Livorno è destinato a diventare uno degli avvenimenti storici più importanti della vita italiana contemporanea. A Livorno sarà finalmente accertato se la classe operaia italiana ha la capacità di esprimere dalle sue file un partito autonomo di classe. Sarà finalmente accertato se le esperienze di 4 anni di guerra imperialista e di 2 anni di agonia delle forze produttive mondiali hanno valso a rendere consapevole la classe operaia italiana della sua missione storica. La classe operaia è classe nazionale e internazionale. Essa deve porsi a capo del popolo lavoratore che lotta per emanciparsi dal giogo del capitalismo industriale e finanziario nazionalmente e internazionalmente. La borghesia ha unificato territorialmente il popolo italiano. La classe operaia ha il compito di portare a termine l'opera della borghesia, ha il compito di unificare economicamente e spiritualmente il popolo italiano. Ciò può avvenire solo spezzando la macchina attuale dello Stato borghese, che è costruita su una sovrapposizione gerarchica del capitalismo industriale e finanziario sulle altre forze produttive della nazione. Questo rivolgimento non può avvenire che per lo sforzo rivoluzionario della classe operaia direttamente soggiogata al capitalismo. Non può avvenire che a Milano, a Torino, a Bologna, nelle grandi città da cui partono i milioni di fili che costituiscono il sistema di dominio del capitalismo industriale e bancario su tutte le forze produttive del paese. Il distacco che avverrà a Livorno tra comunisti e riformisti avrà specialmente questo significato. La classe operaia rivoluzionaria si stacca da quelle correnti degenerate del socialismo che sono imputridite nel parassitismo statale, si stacca da quelle correnti che cercavano di sfruttare la posizione di superiorità del settentrione sul mezzogiorno per creare aristocrazie proletarie che, accanto al protezionismo doganale borghese, avevano creato un protezionismo cooperativo e credevano emancipare la classe operaia alle spalle della maggioranza del popolo lavoratore. L'emancipazione dei lavoratori può avvenire solo attraverso l'alleanza degli operai industriali del nord e dei contadini poveri del sud per abbattere lo Stato borghese, per fondare lo Stato degli operai e contadini, per costruire un nuovo apparecchio di produzione industriale che serva ai bisogni dell'agricoltura, che serva a industrializzare l'arretrata agricoltura italiana e a elevare quindi il livello del benessere nazionale al profitto delle classi lavoratrici. La rivoluzione operaia italiana e la partecipazione del popolo lavoratore italiano alla vita del mondo non può verificarsi altro che nei quadri della rivoluzione mondiale. Esiste già un germe di governo mondiale operaio, è il congresso esecutivo dell'Internazionale Comunista uscita dal secondo congresso. L'avanguardia della classe operaia italiana, la frazione comunista del Partito Socialista, affermerà a Livorno necessaria e imprescindibile la disciplina e la fedeltà al primo governo mondiale della classe operaia. Anzi,
di questo punto farà il punto centrale della discussione al Congresso. La classe operaia italiana accetta il massimo di disciplina perché vuole che tutte le altre classi operaie nazionali accettino e osservino il massimo di disciplina. Appare evidente così che le questioni che tormentano oggi il Partito Socialista e che saranno definite al Congresso di Livorno non sono mere questioni interne di partito, non sono conflitti personali tra singoli individui. A Livorno si discuterà il destino del popolo lavoratore italiano. A Livorno si inizierà un nuovo periodo nella storia della nazione italiana. Per la storia bastano magari la data 21 gennaio 1921 e un nome, Partito Comunista, ma i compagni vogliono saperne di più. Ad esempio la lotta fra lo squadrismo nero, al quale i poteri pubblici davano più che mai in quei giorni protezione e aiuto, e i lavoratori, che essi invece intimidivano e perseguitavano. A questo riguardo, il gennaio 1921 fu particolarmente tragico e proprio nella settimana, dal 15 al 22, gli atti di violenza omicida e distruggitrice contro militanti e istituzioni proletarie si susseguirono dall'uno all'altro capo della penisola con vero parossismo. Bologna. Gli onorevoli Zanardi e Bucco, aggrediti. Como, un operaio assassinato. Chivasso, incendio del municipio. Ferrara, l'onorevole Cavallera, aggredito. Castellammare di Stabia, assalto al municipio e ammazzamento di 8 operai. Rovigo, l'onorevole Matteotti, aggredito. Modena, conflitto a fuoco dinanzi alla Camera del Lavoro, con numerosi operai feriti e un fascista ucciso. Ma il governo aveva però ostentatamente concentrato a Livorno un imponente nerbo di forze di polizia, guardie regie, carabinieri, agenti di pubblica sicurezza, e ciò per dimostrare tutta la sua grande preoccupazione per il tranquillo, indisturbato svolgimento del congresso, attorno alla cui sede stazionavano difatti giorno e notte, rabbrividendo sotto la pioggia ininterrotta e le lunghe folate di vento, numerosi drappelli armati. Fra di questi serpeggiò un subito turbamento quando, verso le 11 del 21 gennaio, sortì dal Teatro Goldoni cantando l'Internazionale, dopo che Bordiga vi aveva dichiarato nel grande silenzio succeduto ai clamori tonanti dei giorni precedenti la decisione della frazione comunista di lasciare il Partito Socialista per restare nell'Internazionale. La colonna dei delegati comunisti avviati al Teatro San Marco. Ma subito i dirigenti del servizio si ripresero e, raggruppati i loro uomini, alla lontana scortarono la colonna che si era frattanto ingrossata dei molti operai i quali, dalla galleria, avevano per molti giorni diligentemente seguito i lavori del Congresso Socialista. E furono allora questi a fare buona vigilanza attorno al Congresso Comunista durante le due rapide sedute fra mattino e pomeriggio. All'ingresso del Teatro San Marco, alcuni incaricati controllarono le tessere apponendovi il timbro con la falce e il martello. Non dunque per la sua trascuratezza, ma per la mancanza assoluta di ogni possibilità materiale, i delegati, che rapidamente avevano occupato la platea del San Marco, non vi trovarono sedie o panche sulle quali assidersi, e dovettero restare per ore e ore ritti in piedi. Sul loro capo
Dagli ampi squarci del tetto infradicito venivano giù scrosci di pioggia, a riparo dei quali si aprivano gli ombrelli, con uno strano vedere nel luogo e nell'occasione. Né l'impiantito era in migliori condizioni, tutto avvallamenti e buche, nelle quali si raccoglieva l'acqua, riempiendo l'aria di gelida umidità. L'intero teatro, dalle finestre prive di vetri, ai palchi senza parapetti, fino ai sudici tendaggi sbrindellati che pendevano attorno al boccascena, denunciava l'uso al quale esso era stato destinato durante la guerra, di deposito di materiali dell'esercito. Il comitato direttivo della frazione si raccolse sul proscenio, attorno ad un tavolinetto. Poi, nel rapido sopravvenire del crepuscolo invernale, che gettava nell'oscurità la squallida grande sala del San Marco, priva di ogni impianto di illuminazione, il congresso votò le decisioni essenziali necessarie per dare il primo avvio all'azione del partito. La fine del congresso confederale di Livorno apre un nuovo periodo nella storia della classe operaia italiana. Un nuovo sistema di forze si è ormai stabilito. Stanno di fronte due concezioni che si incarnano in due partiti distinti, dei quali l'uno non può svilupparsi e consolidarsi che a spese dell'altro. Il nuovo periodo sarà aspro di lotte e di polemiche. Su tali questioni il Partito Comunista d'Italia ha un corpo di dottrine politiche e un immenso materiale di esperienze storiche. Le 21 tesi del secondo congresso della Terza Internazionale rappresentano il corpo di dottrine specifiche del nostro partito. Il Partito Comunista ha lanciato la sua parola d'ordine. È la parola d'ordine della saggezza rivoluzionaria. Da questo momento il Partito Comunista si pone realmente a capo della classe operaia italiana, perché dà un indirizzo alla classe operaia, perché dimostra di avere la capacità politica e la forza morale necessarie per meritare la fiducia delle masse. Il partito si pone sul terreno della schiettezza e della verità. Il partito sa di rappresentare in questo momento, oltre che gli interessi del proletariato italiano, gli interessi del proletariato internazionale, le sorti della rivoluzione mondiale. Il governo e la stampa borghese cercano un diversivo per mascherare il fallimento delle trattative di pace fra i parlamentari fascisti e i parlamentari riformisti. Il diversivo è già trovato. Il Partito Comunista. Il Partito Comunista non vuole la pacificazione. Il Partito Comunista è la causa di tutte le disgrazie e di tutte le sofferenze che si abbattono sul popolo italiano. Il Partito Comunista è un'associazione di briganti, di assassini, di delinquenti comuni. Il Partito Comunista è l'origine sola del fascismo. Siccome il Partito Comunista non vuole la pacificazione, così il governo di Bonomi non può fare a meno di continuare a lasciar fare ai fascisti tutto ciò che ai fascisti farà piacere. Le centinaia
e migliaia di depositi di armi e munizioni che i fascisti spesso pubblicamente hanno accumulato, non verranno sequestrati. Le mitragliatrici, i cannoni, i lanciafiamme, i moschetti saranno lasciati ai fascisti. I fascisti potranno ancora sfilare nelle città, incolonnati, col moschetto in spalla, con l'elmetto in testa, coi tascapane pieni di bombe. Lo Stato non interverrà, non applicherà le leggi, non aprirà le prigioni, non disturberà i giudici. Lo Stato non è, per ciò che riguarda i fascisti, un'amministrazione delle leggi, un'organizzazione repressiva e punitiva. Lo Stato non esiste per i fascisti. Lo Stato riconosce nei fascisti una autorità indipendente e tratta con loro da pari a pari e riconosce loro il diritto, se non avverrà la pacificazione, di continuare impunemente a incendiare, ad assassinare, a invadere città e villaggi, a decretare esili e scioglimenti di pubbliche amministrazioni. C'è dell'ironia in questa azione pacificatrice del governo italiano. Chi sarà dunque il custode e il garante del trattato di pace? Chi si fiderà della parola di un governo che in tal modo clamorosamente confessa o di essere impotente o di essere in malafede? Come farà rispettare la carta che dovrebbe essere giurata dai sovversivi e dai fascisti? Questo governo che non fa rispettare la carta fondamentale dello Stato giurata dal re al popolo italiano. I comunisti non parteciperanno certamente a questo mercato di sciocchi, non compiranno certamente questo delitto contro il popolo italiano. Non può esserci pace tra il carnefice e la sua vittima. Non può esserci pace tra il popolo e i suoi massacratori. Il Partito Comunista si assume tutte le responsabilità di questo suo atteggiamento. La classe lavoratrice è la vittima della guerra di classe e non può esserci pace tra la vittima e il carnefice. Chi oggi vuole trascinare il proletariato alla pacificazione è già anch'egli un carnefice. Per la pietà che ispirano oggi i 10 uccisi, costoro preparano per domani la strage di 1000. Non è neppure pietà cotesta, è ipocrisia vile. Il Partito Comunista non vuole essere né ipocrita né vile, appunto perché sente davvero la pietà umana per il destino atroce del popolo lavoratore. Nei 365 giorni dell'anno 1920, 2500 italiani, uomini, donne, bambini e vecchi, hanno trovato la morte nelle vie e nelle piazze, sotto il piombo della pubblica sicurezza e del fascismo.
Nei trascorsi 200 giorni di questo barbarico 1921, circa 1500 italiani sono stati uccisi dal piombo, dal pugnale, dalla mazza ferrata del fascista. Circa 40.000 liberi cittadini della democratica Italia sono stati bastonati, storpiati, feriti. Circa 20.000 altri liberissimi cittadini della democraticissima Italia sono stati esiliati con bandi regolari o costretti a fuggire con le minacce dalle loro sedi di lavoro. Circa 300 amministrazioni comunali elette col suffragio universale sono state costrette a dimettersi. Una ventina di giornali socialisti, comunisti, repubblicani, popolari sono stati distrutti. Centinaia e centinaia di camere del lavoro, di case del popolo, di cooperative, di sezioni comuniste e socialiste sono state saccheggiate ed incendiate. 15 milioni di popolazione italiana dell'Emilia, del Polesine, delle Romagne, della Toscana, dell'Umbria, del Veneto, della Lombardia sono stati tenuti permanentemente sotto il dominio di bande armate che hanno incendiato, hanno saccheggiato, hanno bastonato impunemente, hanno violato i domicili, hanno insultato le donne e i vecchi, hanno ridotto alla fame e alla disperazione centinaia di famiglie, hanno calpestato tutti i sentimenti popolari, dalla religione alla famiglia, hanno fatto impazzire per il terrore e morire dei bambini e dei vecchi. Tutto questo è stato permesso dalle autorità ufficiali, è stato ottaciuto o esaltato dai giornali. Una pazzia collettiva parve avere invaso la classe dirigente, il Parlamento, i governi. Tutta questa gente pensava che la vita nazionale potesse normalizzarsi secondo il ritmo fascista, che nessuna reazione, né psicologica né fisica, dovesse fermentare nella popolazione in tal modo tormentata, avvilita, schiacciata. Oggi la situazione muta. Non si tratta più di individui o di gruppi che si rivoltano, che cercano di difendersi e di vendicare i loro morti. Sono intere popolazioni che insorgono, senza distinzioni di partiti politici popolari. Il prete fa suonare la campana a stormo, mentre la donna prepara l'olio bollente e gli uomini si armano di tutto ciò che possa colpire. Formano squadre di difesa. E d'un tratto, sentendo ribollire tutto l'odio accumulato, tutte le umiliazioni patite, diventano furiosi e danno la caccia al fascista come a un invasore straniero che si è messo al bando dell'umanità con le sue nefandezze e la sua ferocia. E lo Stato finalmente si muove oggi che la popolazione insorge. Lo Stato si muove oggi che la furia popolare vuol fare giustizia dei dolori sofferti. Lo Stato si muove con prudenza, con cautela, perché non si tratta già di colpire la povera gente, si tratta di colpire i figli dei borghesi, gente che va al saccheggio gridando viva l'Italia, viva il re, adorna del tricolore, gente scelta, insomma, per bene, legata con vincoli di parentela ai deputati, alla gerarchia militare, alla magistratura. Tutto ciò è naturale. Sarebbe sciocco attendersi diversi stati d'animo. Sarebbe assurdo sperare in un'azione permanente da parte dello Stato e dei giornali contro il terrore fascista. Domandare alla classe dirigente di schiacciare il fascismo sarebbe come domandarle il suicidio. Le armi, che per 5 minuti sono state spianate contro i fascisti, non tarderanno a spianarsi contro il popolo insorto. L'insurrezione popolare servirà allo Stato borghese per identificare le armi in possesso dei lavoratori e per cercare di rastrellarle. Le più assurde leggende saranno create contro il popolo barbaro, inumano, formato di cannibali. Per 13 morti borghesi si permetterà un'ecatombe di 1.000 lavoratori. Il Partito Comunista è al suo posto. Esso sta diventando il partito più popolare d'Italia.
per il valore dei suoi iscritti che si pongono a capo delle popolazioni insorte e le guidano alla liberazione e alla pace. Le popolazioni vanno convincendosi che il Partito Comunista è oggi l'unico partito che voglia l'ordine e la tranquillità e che possa assicurare questi due beni inestimabili alla società degli uomini. Le popolazioni vanno facendo la loro esperienza diffusa e profonda sul valore della democrazia parlamentare e della legislazione borghese, incapaci a dare pane, pace, sicurezza delle persone e del domicilio alle masse, e insorgono e si unificano nelle città e nei villaggi. I giornali borghesi, in quanto vedono comunisti dappertutto, hanno un'intuizione precisa della realtà italiana. In Italia, ogni insurrezione di popolo si orienta rapidamente verso il Partito Comunista. In Italia, la rivoluzione comunista sarà il movimento più popolare e più profondo che mai si sia verificato nella storia del nostro paese.